Buongiorno a tutti, oggi parliamo della storia del carattere italiano, una storia esemplare. Così era il titolo del libro che abbiamo fatto con Ennio Falsoni negli anni 80, 1, primo e secondo volume. È una storia esemplare a tutti gli effetti. Prima alcune date che sono importanti da collocare prima di arrivare con il carattere in Italia. E sono semplicemente. 1470 il, il clan Satsuma invade le isole Ryukyu, quindi l'isola di Okinawa. 1488 il re Shoshi proibisce l'uso delle armi. Addirittura per tagliare la carne c'era un solo coltello nell'isola legato a una catena. La paura era la sollevazione della popolazione. Lo stacco dal 1488 fino al 1905, il karate entra nelle scuole a Okinawa. Passo molto importante. 1913, la presentazione davanti al principe del delitario, cos'è il karate di Okinawa. 1916-1923, il maestro Jikin Funakoshi... Lascia l'isola di Okinawa e va a insegnare in Giappone. Si fermerà nel dojo del professor Jigoro Kano, fondatore del Judo Kodokan, e inizierà una nuova immagine di quello che noi oggi chiamiamo il karate-do. Saltiamo il discorso belligeranza e così via, e arriviamo ai giorni nostri, ai mitici anni sessanta. Anni Sessanta si potrebbe dire, è tutta un importante punto di riferimento alla Toscana. La Toscana perché è lì che è l'alba la, del karate italiano. Quindi dobbiamo ricordare Vladimiro Malatesti, Giudocca, che parte sulla, sulla linea del, del karate. E per quanto concerne al discorso del karate, chiamiamolo Shotokan, bisogna fare un passo ancora più avanti. Bisogna arrivare a un discorso eh, Roberto Fassi, Milano e così via. Malatesti ha, ha fatto anche altre cose molto importanti oltre ad iniziare il discorso del karate. E in quel periodo nasce la, la federazione, la FIC la prima FIC del DIN voluta dall'avvocato eh, Augusto, eh, voluta dal tecnico Augusto Basile e dall'avvocato Ceracchini. Diciamo un binomio importante, diciamo che Roma incomincia a prendere visione di una struttura futuristica del karate, non solo per quanto riguarda il concetto tecnico, più che altro per un concetto di carattere operativo ed evolutivo. Cosa... Dobbiamo pensare come discorso per il, il karate. Quando il maestro Funakoshi arriva a Tokyo, nel, nel dojo del professor Kano, il professor Kano lo utilizza per apprendere basilalmente gli atemi waza o gli atemi jitsu, con la concezione diversa da quello che è l'estrazione delle discipline del jiu -jitsu. Momento importante, è il momento in cui anche il maestro Funakoshi intravede il momento, il momento per dare una linea molto simile a quella del judo kodokan per la pratica. Quindi prima dell'evento delle, dell della seconda guerra mondiale troviamo già un karate che, che, che segue le orme del judo dal punto di vista della conoscenza, dal punto di vista della cultura e, dal punto, e soprattutto dal punto di vista anche dell'etichetta. Quando parlavo del, di, di, di Testi, una tra gli altri i suoi personaggi, i suoi importanti personaggi, i suoi colleghi di lavoro, ne abbiamo visto da, da, dal maestro Romani e, e altri, eccetera, qualcuno ci ha lasciato, qualcuno è ancora, è ancora con noi, ad esempio Piccinini è qua con noi che ha, ha quasi 100 anni, quindi abbiamo la storia in casa se vogliamo ancora, e l'arrivo dalla Francia del maestro Murakami. Maestro Murakami ha portato il suo stile lo Shotokai, che era lo stile del maestro Funakoshi, perché Shoto era il suo nomignolo quando scriveva le poesie, quindi Shotokan la casa di Shoto, il, il, quindi si lega a questo discorso, la Shotokai ha sempre mantenuto in integra una certa forma, lo Shotokan che verrà più, più avanti sarà un altro tipo di forma che noi applicheremo nella pratica. Il discorso di questi grandi pionieri non si possono diciamo, eh, dimenticare e fare solamente una passata così per dire qualche cosa. I, la Toscana, i pionieri della Toscana hanno lasciato un'impronta importante, impronta che ancora oggi dà un valore aggiunto alla pratica della Toscana, come in Nord Italia, in Lombardia e in Piemonte ha dato una grande vitalità la pratica dello Shotokan con il maestro Shirai da una parte e in parallelo dall'altra parte il maestro Masaru Miura. Quindi tre elementi importanti, tre regioni operative dal primo momento e la culla di partenza da roma dove parte tutta l'operazione futuristica del karate ma parlavo prima della fic un cenno al maestro basile basile è stato non solo un pioniere del karate in italia e in europa ho trovato il maestro augusto basile in romania negli anni tra gli anni 60 e gli anni 70 eh, portava un suo stile che era il Vadorio, ma qui non entriamo nel, nel discorso degli stili perché perdiamo diciamo, il fine del discorso che noi vogliamo portare avanti sulla storia del karate. Augusto Vasile ha condotto la squadra della FIC e poi la, le squadre dell'unificazione addirittura fino al 1980, prima dei mondiali di... In Spagna, a Madrid, dove al suo posto da dal commissario tecnico arriva il professor Pierluigi Aschieri e porta a casa la prima medaglia d'oro nel karate con Ricciardi, il siciliano Ricciardi. Quindi, grande passaggio importante, non dimentichiamo la FIC, parte dell'unificazione, i mondiali eh, di Madrid. Ma qui parliamo del karate sport, che è un'altra cosa da quello che noi pensiamo al karate do, cioè la via del karate, cioè il concetto dalla parte educativa, che è parte più importante del, della pratica del karate. Come è arrivato il karate nel nord Italia? Vi ho, ho ricordato Roberto Fassi, cultore delle arti marziali, non solo del karate ma anche del kobudo, del kung fu, eccetera, il quale eh, con i suoi rapporti personali porta dalla Francia sempre in questo discorso la Francia, Francia che era coordinata da un personaggio importante Henri Play, fondatore anche della rivista eh, Budo International Grande cultore, grande conoscitore delle arti marziali e soprattutto la spinta importante sempre da parte del governo francese verso le arti marziali judo e karate. Tanto è vero che nel judo la Francia ha qualche cosa come oltre 400.000 praticanti, una cosa esorbitante. Potremmo dire il secondo paese dopo il Giappone. Ecco, questo per, dire, per fare qualche valutazione. E Roberto Fassi porta a Milano un maestro di karate francese e inizia a dialogare su una nuova linea del karate. Nuova linea che si apre con la venuta di passaggio della delegazione della GKE Japan Karate Association con il maestro Nakayama e in partenza finale verso il Sudafrica. E in quel periodo si muove la nuova linea dello Shotokan. Qualcuno dirà, eh, ma ci, mi sono dimenticato del, di Genova? No, no, assolutamente no. Ho parlato del discorso Toscana, Piemonte-Lombardia e di Roma. La Liguria ha fatto uno, uno che è la, la patria, se vogliamo, della, della Savada, Bos francese e così via, ha anche lei una scelta di tempo e di spazio sul karate, grazie ai personaggi importanti da, da, da Luciano Parisi, Munda, scappacasse e altri. Quindi le regioni del Lombardo del Lombardo Veneto che si muovono da una parte e la Liguria eccetera con la Toscana rappresentano il carattere italiano come immagine. A Genova il, uno dei primi maestri in cui c'è stato il grande sviluppo è stato Maestro Miura che Piemonte e Liguria ha sempre dato e quindi un riferimento del maestro Miora è sempre stato il karate della schi Shodan cioè International del maestro Kanazawa, che ci ha lasciato lo scorso anno alla veneranda età di 92 anni. Quindi abbiamo dato una prima informazione sul discorso di carattere generale. Discorsi prima di arrivare a Milano che io chiamerei l'Eldorado di Milano, bisogna parlare di qualche, di qualche data, qualche data che fanno parte della nostra storia. Nel 1965 tre erano i gruppi in Italia che, a cui si riferiva il karate: a Nord la ICAP è creata da Pipi Vassallo, lo Shotokan, diciamo, tra virgolette, del maestro Shirai, la FIC a Roma, quindi abbiamo detto con eh, Augusto Basile e il presidente Cerachini, e la CHIAI nel Lazio. Quindi, e io ho detto la CHIAI nel Lazio perché la FIC di fatto era rivolta al discorso toscana, quindi IK, Lord, la FIC toscana e la, la CHIAI nel Lazio. Questi tre gruppi praticamente sono i gruppi che, ruotando nelle varie città italiane, portano il verbo di diversi stili di appartenenza. L'esibizione a Milano e al Palalido... Del 1965, troviamo allora il maestro Shirai, che era allora quinto Dan, con eh, il maestro Kase, eh, Inoeda, eh, Kanasawa, quindi diciamo il, il, il momento migliore dei grandi personaggi del karate Shotokan giapponese che si muovono per il mondo. Erano un po' diciamo, gli adepti guidati da, dal maestro Nakayama erano praticamente i vari apostoli che giravano per il mondo. Il maestro Shirai si fermò poi a suo tempo, grazie a Roberto Fassi, in Italia. Il maestro Inoeda eh, finì in Inghilterra. Il maestro, maestro Kanasawa, dopo l'Inghilterra, viaggiò addirittura alle, alle Hawaii dove formalizzò le, le, la sua potenzialità e il maestro Case in Francia. Questo è un po' il panorama del karate degli anni 1965. Anni importanti in cui, per darvi un'idea, dimostrazione al Palazzo di Milano, oltre 5.000 spettatori e soprattutto da quella dimostrazione parte quello che noi oggi chiamiamo la promozione del karate. Ci voleva un personaggio importante che prendesse in mano il caratene nord. E questo personaggio era Giacomo Zoia, che tra l'altro era il padre della moglie del maestro Shirai, il quale grande manager bancario, imposta quello che è non solo il discorso di promozione in Italia, ma soprattutto un discorso di karate internazionale creando la International Traditional Karate Federation. Quindi incominciamo a parlare purtroppo anche di sigle. Non è bello? Perché oggi potremmo dire, possiamo dire che sono ben 875 tra associazioni e federazioni che governano il karate. 875. Quindi è chiaro che sono sono quasi più le associazioni di club se possiamo dirlo Ecco, questo è un po' il quesito vuol dire che non, non basta la, il, il motto romano divide ed impera quindi ciascuno si fa il suo orticello si fa la sua federazione si dà i propri gradi e così via questa è un po' la tematica di carattere generale ma proseguiamo sulla nostra, sulla nostra strada che è importante il personaggi di quel periodo sono, sono stati tanti e ricordarli tutti è diventa difficile. Ne cito, cito qualcuno, sicuramente qualcun altro si, si lamenterà che non l'ho citato, ma non è perché eh, l'ho dimenticato e così via. È perché nel, nel parlare di una, di una storia pesante, se vogliamo, dal punto di vista di carattere eh, storico, date, eccetera è difficile fare un elenco dettagliato. Posso, posso citare ad esempio quel periodo degli anni 65-70, la prima Coppa Shotokan eh, organizzata la vinse eh, Nando Bazzarro, eh, paracadutista di Bologna. E Bologna è un'altra conquista importante per il card italiano perché oltre Bazzarro troviamo... troviamo un Beppe Perlati che ancora oggi è il vicepresidente, segretario generale di quello che è la FICTA, se vogliamo la pro, il proseguio di quello che era, era nata la prima federazione nel nord sul cardescio della IK, trasformata in fesica, e, e la FICTA che quest'anno ha fatto ben 30 anni. Quindi per citare qualche nome, qualche nome importante. Il, il personaggio che aveva galvanizzato il, il, il carattere in Italia era comunque il presidente avvocato Ceracchini. Ceracchini aveva un bernoccolo particolare per quanto riguarda il discorso dell'organizzazione e sua l'idea addirittura di creare non un centro unico per le attività marziali, ma addirittura la cittadella delle arti marziali. Pensate un po', qui parliamo degli anni 65, oggi si è realizzata, diciamo oggi, ma diciamo qualche giorno prima, ieri, il, il, centro, il centro olimpico del Pelicone a Roma-Ostia, ma ci sono voluti dal 1980 fino al 2018, guardate gli anni che ci ha voluto per realizzare una, una, una fonte operativa delle varie discipline delle arti marziali. Parliamo dell'attività internazionale, il karate aveva in quel periodo, parliamo degli anni 65-70, una grande immagine internazionale. Addirittura il presidente degli Stati Uniti Carter portava avanti la promozione del karate. Qui parliamo dei primi, della prima competizione a, in, negli Stati Uniti e la, la squadra italiana che eh, si presenta per quello che doveva già essere allora. Un, un discorso importante verso le Olimpiadi. Discorso che da allora alla realtà prossima, futura, 2021, se non ci saranno altri problemi con il virus, si vedrà finalmente il karate alle ai Giochi Olimpici a Tokyo nel luglio del prossimo anno, sempre che non succeda altro. Cosa, cosa, qual è il problema grosso del Karate, come ho segnalato, ho segnalato prima, la creazione di tante federazioni e soprattutto le prime guerre tra grandi gruppi che volevano essere tutti i numeri uni a carattere generale. Dal Giappone il, il grande personaggio Ryoshi Sasakawa, reso famoso per tutti i casi di quel periodo, il caso Lockheed, eh, i, eh, i viaggi del sesso, eccetera, eccetera, diventa presidente in forma della VUCO, grande milionario, super milionario, amico dei, di grandi personaggi della destra storica mondiale, da Marcos nelle Filippine, a Salazar nel Portogallo, eccetera, porta avanti il karate, porta avanti il karate come federazione e con lui il Jacques Delcour, avvocato francese, che è diciamo, l'anima, se vogliamo, europea di quello che sarà il karate sportivo. La guerra nasce proprio tra la VUCO e la International Tradition Karate Federation, guidata dal maestro Nishiyama che viveva a San Diego in California, Los Angeles, San Diego in California. Los Angeles, come base del suo dojo, San Diego, dove ogni anno venivano, venivano da tutto il mondo per uno stage di carattere. Importante impegnativo, dei numeri veramente grandiosi. Grande era, grande periodo. Le due federazioni, nella loro guerra fratticida, hanno bloccato l'evoluzione del karate. Vedete che non sto parlando di stili, e non sto parlando dei, dei, dei vari maestri che si sono avvicendati sia a Roma. Non a Milano, perché a Milano è sempre rimasto di base il maestro Girai, con la sua prima linea di maestri istruttori, da Capuana, eh, Fugazza e così via. E Roma, è, grazie proprio a Augusto Basile, la culla del Vadorio. Quindi abbiamo il Vado che va a Roma, grande, che si espande verso il, il Triveneto. E lo Shotokan che si muove verso la Liguria e in altre zone. Questi erano i due elementi basilari. A livello internazionale, un momento difficile, si incominciano a fare le prime pratiche per le Olimpiadi, che sembrano lì, facilmente raggiungibili. Ogni volta, quel facilmente raggiungibile viene, si, si scontra con la realtà. Realtà che ci porta a fare del karate una serie di, di grandi momenti di pratica, di dimostrazioni, di presentazioni, anche di, se vogliamo di grandi, di grandi capacità organizzative per quanto riguarda i campionati e così via. Ma manca la politica, quella politica che serve per raggiungere gli obiettivi perché raggiungere l'obiettivo olimpico vuole dire fare politica mi permetto di, una, di ricordare un aneddoto un aneddoto abbastanza importante credo che fosse nel 1976 o 77 l'allora segretario della fisica Franco Franchi mi dice che ho l'incarico di andare a Losanna a parlare al Comitato Olimpico con il vicepresidente del Comitato Olimpico il Sovietico Smirnov sul discorso del Karate perché è stato scelto e sottoscritto per andare a parlare con Smirnov perché in quel periodo dirigevo la vista sovietica Sputnik e quindi avevo, diciamo così. Se non una porta aperta, perlomeno uno spiraglio di benvenuto, facciamo quattro chiacchiere. È l'occasione in cui conosco anche Palmer, allora presidente del judo, personaggio anche lui molto importante, eccetera, che però non voleva assolutamente che Karate entrasse nel discorso olimpico. Presidente del comitato olimpico che era Lorkillanin, irlandese personaggio estremamente di grande classe il quale lasciò in mano ai suoi vicepresidenti discutere sul discorso del karate ma come principio basilare disse una cosa importante il karate sic sicuramente farà grande strada ma nella divisione delle persone e mancando di un punto di riferimento basilare si dovrà districare nell'ambito delle altre federazioni. Nessuno presidente, compreso l'attuale Antonio Spinosa, è stato capace di, di allearsi con le altre federazioni più importanti dell'atletica, eccetera, ma addirittura sono altri contrasti. Contrasti che da allora ci riportiamo ancora avanti ai nostri giorni. Sempre sul discorso del mio viaggio a Losanna di quell'anno, dicevo 77-78, nelle, nelle, nelle aree del palazzo del, del Comitato Olimpico, il Castello VD, c'erano gli europei di lotta. E per la prima volta conobbi un personaggio importante, dottor Matteo Pellicone, il quale, italiano, parliamo, eccetera, eccetera, e allora era, era solo vicepresidente, consigliere, eccetera. Parliamo di lotta e così via. E lo, ritrovò, lo ritrovo qualche anno dopo alla presidenza 1980 dell'allora Federazione di Lotta Judo, eccetera. Quindi una conoscenza. Diciamo, se abbiamo perso un, un colpo per il karate, perché il mio viaggio è stato, diciamo, non dico inutile, ma poco glorioso, ho conosciuto il personaggio che porterà avanti le arti marziali in un modo politico-strutturale estremamente importante. Facciamo un piccolo passo indietro, perché è importante. Mentre da una, da una parte la, la IK portava la sua squadra a Città del Messico per i mondiali, una cosa estremamente importante, Parigi, ottaggio, cito qualche nominativo. Dall'altra parte la FIC si presentava a Parigi per quanto riguarda il discorso degli europei e la vedremo arrivare seconda appena dietro alla Francia di Dominique Paderat. Domini Valera, grande personaggio francese, grande classe, ma un personaggio intransigente, un lionese di quelli vecchia maniera, il quale durante i mondiali a Long Beach per una decisione arbitrare da uno schiaffo a un arbitro e viene radiato, piccolo dettaglio. Quindi qui si vede quello che noi chiamiamo l'etichetta del karate Do Ecco, questo è un primo esempio, diciamo, poco edificante. Valerà, passerà poi al kickboxing o anzi al point karate o American Karate che poi diventerà kickboxing. Nello stesso periodo in cui la IK portava avanti un discorso del Messico, la FIC si mobilitava a Tokyo per i primi mondiali della VUCO, quindi era chiaro che le due federazioni dovevano cozzare. Nel periodo 70-80 ci sono delle, delle componenti, si incomincia una politica di avvicinamento tra FIC e la vecchia fesica in Italia per cercare di raggiungere un obiettivo perlomeno di un, unifichiamoci in Italia per poi espanderci a livello internazionale, la scelta non era facile, i grandi tecnici per quanto riguarda la, la fisica, nessuna politica, però dal punto di vista strutturale, che venne pagata. Una che voleva amministrare tutto. Nel tempo le due federazioni vengono sciolte e nasce una struttura unica, con a capo il collega Tosatti, giornalista papalino. È il momento in cui anche le due grandi federazioni mondiali incominciano a dialogare. L'Ungheria che in quel periodo operava con un discorso di, di stampa per tutta l'attività editoriale del Comitato Olimpico, promuove la Ibus Cup o la Coppa del Mondo, dove Vuco e il TKF si mettono assieme per questo grande impegno e dove l'Italia, con Marchini a gara a squadre, vince la Coppa del Mondo, quindi un grande successo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico. Quindi sembra che la strada sia pianificata, sembra che la strada porti già all'olimpiadi E invece la strada che ci porta a un primo mondiale tutti assieme a Taiwan, Formosa. Vede un'altra grande spaccatura, spaccatura che non verrà più annodata, se non che l'arrivo di un personaggio un po' particolare. Siamo verso le Olimpiadi di Los Angeles, e dal Giappone si presenta un personaggio, presidente della, della Shishingai creata da Giorgio Cuniba, Tazzuno, il quale vuole portare avanti il carattere Olimpiadi. Magnate economico, non andiamo a guardare nel sottile magnate da dove proveniva, ma porta avanti un discorso di carattere molto importante. Pensate che a Los Angeles piccolo aneddoto importante, viene regalato un kimono alla signora del presidente del comitato olimpico, la signora Samaranch, di un valore diciamo intorno al milione di dollari di allora, per darvi un'idea di come era il personaggio. Come in tutti le, le grandi, i grandi cicli operativi, arriviamo addirittura nel 1966 a, a Osaka, dove Tatsuno, il ministro delle costruzioni giapponesi, il maestro Nishiyama e i componenti della, della federazione gia, giapponese dall'altra parte, compreso il segretario generale Mano, si riuniscono e firmano un protocollo di intenti per lavorare assieme. Bene, è rimasto in te, inmente. Vorrei concludere questa prima parte perché la storia del karate è lunghissima, come potete immaginare e capire, spostandomi a Losanna. Parlo Losanna Comitato Olimpico il Jacques Carrar, capo del dipartimento legale del Comitato Olimpico personaggio grande conoscitore dello sport invita sia la ITKF che la VUCO a una riunione importante e come si dice io c'ero una delegazione estremamente importante, per l'Italia c'era Luciano Policelli e questa riunione voglio far vedere un pezzo di questa riunione con Giancar, dopo una mattinata di inutile chiacchiere, a un certo punto lo stesso Jacques Carat si alza in piedi e dice bene, se volete, adesso decidete, se volete fare qualche cosa lo facciamo adesso, firmiamo adesso, altrimenti chiudiamo l'argomento karate. Venne firmato finalmente un protocollo. Si pensava di ripartire, no, l'indomani mattina già il protocollo era scomparso, cioè nessuno ne teneva conto. Questo è un po' quello che, che si potrebbe dire, la manchevolezza del karate. Mentre il judo ha sempre, ha sempre condotto una strada in salita, raggiungendo gli obiettivi sempre unitari per quanto riguarda l'attività almeno agonistica internazionale e strutturale, il Cardi è, è, è sempre in guerra, continuamente in guerra. E la guerra non è finita, perché i punti importanti li vedremo dopo le Olimpiadi. Cosa succederà dopo le Olimpiadi del 2021, ammesso e non concesso che si facciano? Punto di domanda. La domanda che io chiuderei in questo modo. Jacques Delcourt era un ragazzino al tempo, nel periodo della guerra. Era un machino, un ragazzo partigiano, eccetera. Era velocissimo di mente. Durante i mondiali a Genova, organizzati dalla federazione italiana, disse: Le carte io, sono il karate, però il karate ha un problema molto ingrondante, molto importante, che è la sua ha una sua pecora nera, con la quale bisogna fare conto. La maledizione del karate, in parole povere, perché è vero che dentro di noi abbiamo due pecore, quella bianca e quella nera. Non c'è un confronto perché il bianco è la parte più, più dolce di noi stessi, e un nero perché è la parte è più, più buia eh, di noi stessi. È che noi, noi, dobbiamo, noi siamo noi che diamo vitalità alla piccola bianca o alla piccola nera. E siamo noi che, diamo vitalità, che abbiamo dato vitalità alla, sempre alla guerra tra i karate, da una parte o dall'altra. Non ho parlato ancora di stili. Perché sugli stili faremo una tavola rotonda specifica sul discorso degli stili. Mi scuso se ho saltato qualche nome, mi scuso perché parlare del karate e non soffermarsi su certi punti di riferimento, su certe date, sembra quasi che si voglia dimenticare la parte storica. Assolutamente no. È che non voglio tediarvi con tante parole. Una cosa importante, il karate ha avuto la possibilità di superare il judo tra gli anni 60 e 70, ma la sua ascesa si è fermata. Si è fermata perché? Proprio per le varie guerre che hanno determinato e determinano ancora oggi la pratica e la salvaguardia del karate. Due piccole cenni importanti sul discorso del, del do, la via e la virtus. Noi, noi siamo dei barbari, noi siamo dei gajin, come dicono i giapponesi, perché, ma abbiamo dimenticato che noi, la nostra provenienza, che è estremamente importante, al periodo di Roma, dei romani, la virtus era la cosa più importante di quello che un uomo poteva, poteva disporre. Era il modo di vivere, l'onore. Era con la virtus che le grandi regioni giravano per il mondo e portavano grandi successi nel nome di Roma. Abbiamo dimenticato quello che noi siamo per prepararci a quello che è un discorso di carattere orientale. Ma cosa, che cosa abbiamo preso da, da, dall'Oriente? Solo la, la, la pratica esterna o abbiamo preso anche la loro, la loro parte culturale? È una domanda che lascio a voi decidere. Io vorrei che si facesse un passo indietro e che ai giovani si insegnasse cos'è la Virtus. La Virtus è la forza vitale, qualcosa che si ha dentro di noi che oggi non si vede nei giovani, nei momenti difficili si vede chi ha la forza vitale. Oggi si ha paura di tutto e invece bisogna, bisogna pensare che bisogna combattere contro la paura, vincere la paura. Questa è la pratica delle arti marziali e io credo che sia anche la pratica del Budo, che poi i giapponesi abbiano così rigirato la voce che, la, che il Budo è, è, è pace, è il Budo è solo, è solo espressione culturale, eccetera. C'è anche quello, ma la pratica, la vitalità è qualcosa che uno ha dentro. Un samurai era come un legionario, non c'è differenza. La via della spada era la via della daga romana. I giapponesi dicono battoshite, i romani dicevano manum ad ferrum. Non c'è differenza. L'unica differenza è cercare di non dimenticare dove siamo nati, chi siamo e dove vogliamo andare. Cari, cari lettori, cari amici, grazie, arrivederci alla prossima puntata. Buon samurai a tutti.